era, ma non so di che state parlando. 218 ci sono. E io 220. E io 221. Abbiamo visto una sfera molto luminosa che, diciamo, da Montalto andava verso Le Havre. Io a Piloni direi 21. Io 18 direi a Piloni. Cioè nello stesso Piloni siamo in piazza. Sì, piazza. Sì, sì, 18. Io no però, io mi riferisco alla zona più buia per andare su dove... sopra le ultime case dove abitiamo. Vabbè, qui ci potrà essere andando... 20, dai. 20. Quindi una via di mezzo, comunque buio presto. 18. Cioè, qui in questo punto qui. Però se io vado per esempio sul ponte del Parma. Io penso 17. Occhio che se è più basso vuol dire che c'è più luce. Ah, se è più basso più luce. Se è 23 è più buio. Quindi quanto può essere più buio sul ponte del Parma rispetto a 22? Secondo me 22. Allora senti, ah, se 17 volete... sotto il lampione, 23 in mare aperto, io dico 22. Io direi 21 e mezzo, ci sono mezzi. 21 e 8. 21 e 80. 21 e 80 al ponte della Fara. Ha giudicato. Secondo me nella zona in cui siamo, fuori dal paese siamo al massimo, a 23, dentro il paese siamo a 21. Qua la notte è buio, certo non sarà buio come fino alla festa. Ma quanto buio? Secondo me è buio, 21 è buio. 21 è buio. Fuori dal paese. Fuori dal paese ovviamente, sì. E nel paese sarà un buio come sotto un lampione, ma non un lampione di città. Quindi se un lampione di città è 17, qui secondo me è 18. Il lampione di campagna. Il lampione di campagna è 18. Che numero si può essere tra 17 e 23? Ah, sì, secondo me stasera farà 22. 22, sì. Secondo me la verità è sempre nel mezzo, 20. Questo noi l'abbiamo ribattezzato buiometro. Il nostro progetto si chiama di buiometria partecipativa. Secondo me è un progetto bello, perché è, sì, anche ganzo, perché è proprio interessante anche. Giù alla valle, sì, penso abbastanza buio. Però prova a dire un numero, tanto 22, non si picchia nessuno se è sbagliato. No, io penso 20, una ventina, più su ci va. E io penso poi più su. Fuori dal paese sarà... Come va? Più alto. Ma penso sui 19. Sui 19? Sì, perché comunque ci sono le luci del paese. Se vado proprio fuori, no, in mezzo... Se va in mezzo alla macchia sarà 23, per forza. La macchia col bosco, fuori per la strada magari un po' di più. A luna piena? Facciamo, no, senza luna. Allora 21. Non c'è più nessuno, io comunque sai quel discorso è molto aperto. Ho una memoria di ferro, 18, 24. 23. 23. 19. È un parcheggio, 23 la luna del mare, un 20 qui ci siamo. Secondo me andiamo a 21. 21 a mezzanotte al ponte della Farma. 21 a mezzanotte al ponte della Farma. Va bene, io vado a che vedere. 21 è il nostro sport nazionale e non ci tradisce. Questo in effetti è una considerazione che si può fare. Va bene. Io scommetto sul 21. Grazie. Ilo, Beppe, Gianca, no Massimo, e io ci conosciamo. Siamo sulla via del buio, presto le luci scompariranno e il buio sarà più totale. Più totale si dice, Andrea? Più totale. Allora ho detto bene. Si parte da Torniella sulla vecchia Senese, strada statale Senese Aretina 73, verso il confine di provincia, ovvero il ponte sul torrente Farma. Accorciamo qui. Qua ora dice 19.51, però chiaramente c'è la luna, quindi se si punta un po' in là, che dice? Di là Andrea non c'è niente. Sì, vedi che se lo punti di là, no? Per cui la luna da più non la vede, fa 20.14. Quanto le devo pigiare? Io porrei troncato. No, va. Fa questo bip bip. Ah. Quanto legge? 19.74. Ha lavorato in vano, cielo, mare e terra, che ci appartiene a tutti, tu compa, che liberità.
già, che liberi sia già, che liberi sia già. Solo